sono state aumentate e si è agito solo sull'arco temporale della retroattività. Quindi chiedo cosa significa la revisione del provvedimento per settori sensibili. Però rimane che non tira via la retroattività. No, è in corso una revisione del provvedimento per settori sensibili. Significa che è stata tolta la retroattività. E bisogna contattare adesso. No, capito. Posso procedere? Poi si parla di potenziamento della propaganda, comunque potenziamento della propaganda dei prodotti a chilometri zero è un concetto molto importante, penso che anche Antonio da questo punto di vista conosce bene la tematica e quindi bene su questo punto, ovvero si parla di un punto invece che non riesco un po', cioè vorrei delle lucidazioni al discorso della cresta delle isoclenose, dove si va a indicare che a un certo punto anche favorendo la costituzione di un'apposita società autonoma di gestione. Riprendo quello che ha detto un po' Simone, cioè che tipo di società, se una società, se vedete, perché è scritto anche favorendo, cioè cosa significa? Che questa sarà una società privata, sarà una società pubblica, sarà una società mista pubblica privata dove il comune entrerà in compartecipazione con una propria quota, visto che la situazione economica del comune di Novara è, sappiamo bene, disastrata da questo punto di vista. Quindi che tipo di società? E poi anche perché nel momento in cui si va a costituire in qualsiasi tipo di società, sia essa una società privata, una società mista pubblico-privato o una società pubblica, sicuramente ci saranno delle persone che entrando nel consiglio di amministrazione devono percepire il loro lavoro economico. Non so, te domande. Perché? No, ti sto chiedendo che tipo di società eventualmente potrebbe essere, no, perché la rispondo a me, come l'altro del tuo. No, io penso che lo chiedo a te, te lo sto chiedendo. Ti sto chiedendo che tipo di società intende costituire il comune, visto che è stato messo sulla linea programmatica. No, perché è scritto, legge, favorendo la costituzione. C'è scritto anche favorendo. Comune fa la società. No, c'è scritto legge, anche favorendo la costituzione di un'apposita società autonoma di gestione. Allora io sto chiedendo, società autonoma di. Cosa intendete per società autonoma di gestione? Una società privata, pubblica, non lo so, cioè lo sto chiedendo. Poi, regolamento dell'uso delle sale pubbliche e degli spazi culturali sportivi, non so, anche qui penso che prevediate una serie di incontri con le associazioni per, cioè, cosa volete stilare, un regolamento dove si va a definire, non so, chiedo, tipo di regolamento, ma rispondo di tutto. Il regolamento dei contributi del fondo di solidarietà, le tariffe, vabbè, i servizi che sono state vanno un po' all'epilogo. È il discorso dei lavori pubblici. Il discorso dei lavori pubblici, modifica parziale e potenziamento dei parcheggi della piazza, mi sembra che vogliate istituire i parcheggi spina di pesce. E eventualmente quali fondi potrebbero essere utilizzati da questo punto di vista. La salvaguardia del territorio dal punto di vista ambientale dà la possibilità alle regole locali di gestire il verde pubblico. So che qui c'è un'associazione temporanea di imprese costituita da diverse aziende agricole. Noi da questo punto di vista l'avevamo appoggiato, a parte che mi sembra c'è un triennio di gestione, se non altro. Qui sicuramente è una cosa che avevamo appoggiato anche noi, perché l'idea che l'azienda agricola possa, diciamo così, diventare attore e gestire quello che è il nostro territorio, soprattutto perché sono aziende agricole del comune di Novara, penso che sia positiva e che debba essere portata avanti.
Poi si parla di progettazione di una rotonda in incrocio di Montalto di una circonvallazione, il discorso della circonvallazione, come diceva il collega Simone, è da parecchi anni che se ne parla, penso che da questo punto di vista si debbano cercare aiuti dalla regione o dallo Stato, cioè penso che sia difficile realizzarla dal punto di vista solo del comune, anche solo il discorso della rotonda. Piano di messa in sicurezza del sistema idrico del nord e dell'ovest del paese, e anche questo è un punto molto dolente, nel senso che anche noi avevamo effettuato una serie di incontri con quelli che sono gli organi preposti, quindi qui è stato messo il consorzio, la provincia, anche noi abbiamo fatto una serie di incontri, però capisco che anche qui da questo punto di vista sia molto difficile, diciamo, regolamentare o effettuare delle opere che dovrebbero essere state fatte già parecchi anni, quindi penso che sia molto difficile realizzare questo punto nel breve periodo. Urbanistica. Beh, discorso del PAT, riprendo quello che ha detto Simone, perché mi sembra che da questo punto di vista abbiamo dei pareri che sono notevolmente in contrapposizione. Ma non voglio entrare intanto nel merito, penso che
Sì, si può mettere a verbale, non esistono atti dove si va a proporre, dove il sindaco di allora, secondo me, fa e prova a proporre la vendita di terreno per l'ospedale. Poi si parla anche del discorso della fondazione, insomma, fondazione per la gestione delle strutture sociosanitarie. Ecco, tu prima hai detto che non, cioè, la delibera del 2008 non viene attuata. In questo punto dici che il recupero... No, no, chi è che ha detto che non viene attuata? Tu hai detto prima che la delibera del 2008... Allora, in parte viene attuata e in parte non viene attuata. No, te lo chiedo perché dove c'è scritto che recupero sull'uso e della disponibilità di beni a favore della comunità locale con una serie di cessioni di un comodato gratuito da parte di questa regione. No. Poi c'è il discorso anche dei soggetti privati, certo. Sono soggetti privati interessati, certo. Se posso sapere anche anch'io. Certo. Aggiornamento tecnico, così, il tecnico esecutivo del piano deliberato nel 2008 dalla conferenza di sindaci, quindi via la delibera. No, da questo punto di vista, sul discorso dell'ospedale, io sottolineerei una cosa, che era stata detta anche in Consiglio Comunale, cioè la partecipazione da parte del 70% di rappresentanza del Consiglio Comunale su quelli che sono gli incontri che si vanno ad effettuare su questo tema. Non so, sono stati già effettuati alcuni incontri. Perché la partecipazione vuol dire partecipare, non chiedere per criticare. No, no, ma di fatto ho detto partecipare, se, cioè, sul discorso dell'ospedale, che è un tema molto importante, mi sembra che dovrebbe essere chiesto anche, diciamo così, ai consiglieri di opposizione di partecipare a quelle che sono le scelte. Perfettamente d'accordo. Quindi però. Poi ti dico che cosa abbiamo fatto. Sì, ti sto chiedendo, proprio logicamente, chiedendo l'aiuto, devi dire come essere coinvolto, cosa conti da fare, dimmi. Vabbè. Perché ti avevo detto che avrei coinvolto, ma se non mi ha convinto di essere coinvolto. No, no, ti sto chiedendo un maggiore coinvolgimento quando ci sono queste serie di punti. Perfetto, ti dirò cosa voglio da te, guarda, dopo te lo dico chiaramente. Vabbè. Quindi, diciamo non che... Non ti mando niente, ti ho usato per fare i pipistrelli. La proposta che auspichiamo noi è quella di, diciamo, integrare su alcuni punti quelle che sono le vostre linee programmatiche e di rimandare tutto al Consiglio Comunale prossimo. Prego. Allora, mi aspettavo innanzitutto da queste linee programmatiche una soluzione di quelle che erano i buchi lasciati dalle amministrazioni precedenti, visto che la volta scorsa, il consiglio scorso, si era fatto tutta questa comunicazione, tutto questo elenco, e pensavo che questa sera fosse la prosecuzione di quella, di quel consiglio, di quelle comunicazioni. Invece vedo che comunque sono delle linee programmatiche un po' scollegate con quello che è stato detto nel consiglio scorso. Detto questo, comunque può essere più chiaro. Certo, si sono date delle comunicazioni nel consiglio scorso e mi sembra che comunque le linee programmatiche che si sono presentate siano più generiche, ma non vadano a colpire quelli che sono stati tutti lasciati dalle persone. Mi ricordo che ha detto che il vecchio assessore alla cultura aveva fatto dei buchi, ha detto lei che se vuoi che riprendiamo non ci sono problemi. No, beh, io ho visto il documento che era stato presentato. Ha detto che il vecchio assessore si è assunto la responsabilità di fare alcune cose nel secolo, ma va benissimo, guarda.
Discuteremo subito. Comunque avevo chiesto alla segretaria di passare delle relazioni tecniche, mi auguro che con la condiscendenza del sindaco le relazioni. Tutti i documenti sono a disposizione. Posso venire a prendere allora già da domani? Tutti i documenti ufficiali sono lì. Già da domani allora posso venire a prendere. Per quanto riguarda invece le linee programmatiche, sono condivisibili a livello generale, perché comunque vanno incontro a certe, esigenze che effettivamente magari bisogna. Però non si parla, ad esempio, che secondo me sarebbe un punto da tenere in considerazione, per il mio punto di vista, del sottopasso di via 25 Aprile, che potrebbe essere un'opera indispensabile per ridurre il traffico, visto che si parla appunto anche della rotonda di Montaglia. Si parla solo di sfuggita dell'acquedotto, che anche questo è un'indispensabile e urgente opera da quale si può partire, si può andare avanti. Ricordo che la Regione Veneto, le Acque Veronesi, nel 2008 aveva già stanziato 3 milioni di euro. 2 milioni, vabbè. Sono gara gas. Sono cifre ingenti. Sono gara gas, abbiamo rischiato di perdere ora. Appunto. Grazie all'assessore Conta. Spero appunto che adesso si possa andare avanti sotto. La realtà è che c'era la tua amministrazione allora. Ha rischiato di perdere. Noi come opposizione è stata una delle poche cose, non so, che abbiamo inciso comunque per recuperarli, qualche cosa si ricorda questa particolare. Comunque intanto l'acqua di Nogara continua a essere non potabile e i nogaresi aspettano ancora da 30 anni. Esattamente. Alcune zone. Esattamente. È perfettamente vero. Dopo non si parla del centro intermodale. Anche qua non si parla di sviluppo industriale, di sviluppo artigianale, si parla comunque di commercio, che è una delle parti parziali, una delle parti importanti di Nogara, però si potrebbe anche potenziare e sviluppare il discorso anche per le altre attività produttive. Poi per quanto riguarda un altro punto, che è quello sul progetto culturale per la gestione del teatro, mi sembra che sia, spero che venga sviluppato di più, più che altro perché non si capisce se vi è un coinvolgimento anche delle associazioni locali oppure no. Poi per quanto riguarda i punti sull'ospedale, qui si mettono tre punti. Si mettono tra punti dove viene detto che c'è la creazione di un consorzio per comuni privati, ma anche che viene rivisto e potenziato l'accordo del 2000. Poi si dice ancora che c'è una cessione gratuita dell'uso di strutture non identificate per servizi non identificati. Per cui anche qua ci vorrebbe maggiore chiarezza su come si vuole sviluppare il punto dell'ospedale. Poi non si parla di altre cose, tipo i rifiuti, i rapporti con le coccisi, la scuola, che intenzioni ci sono sulle rete scolastiche e sui libri di testo. Impestato sono gli edifici scolastici. Poi, altra cosa, la notizia del rientro dei vigili. Ha avuto sempre una vasta eco in questi giorni. Si va avanti, si rivede la convenzione. Mi sembra che sia un tema anche questo da affrontare, perché il problema della sicurezza, soprattutto negli ultimi periodi, diventa fondamentale, soprattutto per la parte della zona centrale. Io sento molte critiche, perché comunque c'è anche grado non solo a livello fisico, ma anche a livello di degrado giovanile. Per cui anche qua entro nel merito di un'altra cosa: che politiche giovanili si propongono?
mi sembra che la parte del sociale non sia così tanto sviluppata. Bene la rete con le associazioni che si occupano del sociale. Nel sociale di Nogara, tipo il Caritas, bene cercare di fare un sistema integrato, però in che modo? Poi il discorso delle telecamere, anche quello era nella convenzione, questo potrebbe essere un deterrente, però non viene assolutamente citato. E poi le politiche familiari, mi sembra che anche qui si prende in considerazione le famiglie dell'asilo, dell'asilo nido, delle elementari, delle medie, ma le famiglie che hanno adolescenti, le famiglie che hanno problemi con persone diversamente abili, c'è un qualcosa, viene sviluppato un qualche progetto anche per queste persone? Ecco, questi sono secondo me i punti che si dovrebbero ancora cercare di sviluppare, di potenziare, perché non mi sono assolutamente chiari. Altro, insomma, in linea di massima, come linee programmatiche, potrebbero anche andare bene, però sono ancora troppo generico. Sì. Ma io ho letto più volte queste linee e mi permetto di farvi questo appunto se possibile. Sempre con spirito critico e sempre con spirito positivo, che voglio interagire, perché cose che mi piacciono e sono altre cose che non mi piacciono assolutamente. Fatto della gestione curiosa, scusa la voce, ma sono molto stanco in una giornata un po' particolare. Gestione rigorosa di entrate e di uscite. Io vorrei, cioè, sarebbe interessante sapere come si intende fare questa gestione rigorosa e se è possibile, io suggerirei di fare dei controlli da un esterno, indipendente, se è possibile, se le tasse ce lo permettono, se è possibile fare questo. Piano della sponsorizzazione di eventi edizioni, insomma, è da tempo che si parla di sponsorizzare, non vorrei che fossero soldi buttati al vento, poi, cioè, la pubblicità costa, o sembra che la costa tanto, e quindi cioè, bisogna magari farla bene sponsorizzata, però magari attenzione a farla mirata dove insomma, magari serve, dove funziona bene. Quindi sono favorevole alla pubblicità, ma non pure. Per quanto riguarda i finanziamenti statali regionali, so che lo Stato e le regioni sono liberamente con le tasse vuote, quindi non so quanti riuscirete a portare a casa, spero tanti, in modo tale da poter finanziare. Dopo qua dici alienazione di beni in uso, non vorrei che l'alienazione continua sia sempre vendere, ho capito, ma cioè, non si può mai pensare all'uso sociale, magari affittare questi beni al posto di venderli, cioè, secondo come la domina. No, adesso, ok, adesso, non prendiamo il conferimento solo quello lì. Sono strategici, sono questi. Vabbè, sono, quindi lì se ne può anche parlare, però voglio dire che non passi l'idea di vendere sempre tutto, quello è il discorso. Vedo anche un elenco di cose. No, adesso, è accennare il discorso della Coca-Cola, ok, ok, si può. Ne sono 12 in quel caso. Bene, vorrei sapere dal consigliere Costantini, se è possibile, visto che è lui in merito a questa cosa, sull'informatizzazione dei servizi, perché non so, intende informatizzare che cosa, con software sia proprietari, open source, per, non so, abbattere i costi. No, era perché se adottassimo sistemi open source abbatteremo notevolmente i costi, perché non hanno costi di licenza e sono open e free, cioè gratis e senza nessun costo, insomma. Poi andando avanti vedo qua il regolamento, per quanto ha detto anche Montemezzi, il regolamento c'è già, sì, il regolamento dell'uso delle sale pubbliche c'è già, perché l'ha fatto la commissaria, perché io ho pagato un sacco di soldi. Quindi cioè, ti dico che c'è già, non devi farlo te, perché mi ricordo che mi ha fatto pagare la bellezza di 70 euro, 77 euro per il palazzo. No, 100 soldi.
io ho detto che c'è già, quello che non so dire. Per quanto riguarda la sensibilizzazione al risparmio energetico e all'uso dei materiali riciclabili, più che la sensibilizzazione, secondo me lascia il tempo che trova, e che lo dice uno che ci crede, servirebbe un vero piano energetico. Cioè, lo so che lei fa dire la risposta del consigliere Pasqualino. Bene. E una cosa che qua non vedo, perché ha già detto anche Fezzi, davanti di Fezzi non si parla di Cisi qua. Cioè la nostra raccolta di ferro. Scusa, ecco Cisi. Scusa, hai ragione, scusa. Che è ferma la nostra, diciamo, raccolta al 65%, non si vede un incremento in più, ma l'unico incremento che si vede è quello delle bollette. L'ultima è più 16%, quindi insomma io credo che questo sia un punto dove bisogna andare a prendere a peso orecchie chi di dovere e fare, se possibile, sindaco, te l'ho detto in più posti che ho scritto, cerchiamo un modo per svincolarci da questo CISI, da Eco CISI, perché è un baraccone che mangia soldi, insomma non funziona mia, non funziona mia. Una mia idea che penso che trovo condivisione in molte persone, perché vedo che quando arrivo le bollette sono in tutti e quanti. No, allora, va benissimo l'incremento, allora il discorso è questo, è molto semplice. Ci avevano venduto il fatto che più differenziavamo, meno le bollette, cioè più le bollette ci. Giusto o no? Sì, era una roba. Bene. Ma non è sempre così. Sì. Quello che voglio dirvi è che noi siamo bravi a differenziare fra le e superiamo anche il 65 se lo vogliamo. Quindi CISI deve spingere, l'Eco CISI, deve spingere a fare la vera raccolta differenziata, superare, ripeto, il 65, anche perché, vado a memoria, entro il 2012 andremo in mora, andiamo in multa perché dobbiamo arrivare al 85, vado a memoria e potrei sbagliare. Poi sull'introduzione del fondo di solidarietà, sindaco, non saprei quanti privati ci sono in questo momento di crisi che ti vogliono dare magari qualche soldo, tu li giustifici, provi, magari trovi qualcuno che insomma riuscirà magari ad essere da qualche soldo. Per il potenziamento della propaganda delle mense, qua non mi siamo niente, cioè qua non c'è da fare nessuna propaganda, qua c'è da fare il menù. C'è da fare un menù a chilometri zero e 5 biologici, punto. Senza nessun. Cioè, secondo me, dobbiamo proprio andare là, cambiare il menù, metterlo a chilometri zero per incentivare i nostri produttori qua intorno e prendere i cibi biologici che ci sono. C'è un sacco di aziende anche qua intorno a noi che lo fanno e ti danno tutti i certificati di tutte le cose che servono. La sagra per me va bene, anche se vabbè, qua la festa dell'Iso Bolognese, se il consigliere può intermiare un po' di rivento, perché qua quando citate, anche favorendo la costruzione di apposita società autonoma di gestione, io non entro in merito dei CDA, dei CDA non mi interessa niente. A me interessa che non sia un altro baraccone mangia soldi. Tutto qua. Perché siccome. Cioè, Assoimprese già gestisce questa cosa e mi sembra che Assoimprese ad oggi, ti ripeto, vado a memoria sia in deficit e anche sostanzioso. Quindi non vorrei che creiamo un'altra società, non vorrei che si rimettesse in piedi un altro baraccone mangia soldi, questo è quello che è. Poi, sai, fare concorrenza a Isola della Scala è difficile, è difficile molto perché Isola è vedani in realtà, allora, secondo me magari cercare anche di inventarsi qualcosa di nuovo, di originale per attrarre magari un diversivo rispetto all'Isola della Scala. Poi nel progetto culturale, parlando del rilancio del motore della biblioteca a Poltronieri, volevo chiedere, che a me va benissimo, anzi bisogna farlo, solo che chiamo una bibliotecaria sola. È solo vera, Marco, no, cioè, ma la famiglia, allora, o potenziamo la cosa, e allora si può fare una cosa fatta meglio,
ma da sola fa quello che può e fa come può, cioè che sono come lui. Come lui? Per quanto riguarda i lavori pubblici, qua insomma, la parola l'ha fatta dal sindaco a modi, non se ne vuole male, ma stile luce quando va in giro, no? Che poi la ragione si fa. Non è l'ambizione di rimanere all'entrata. Com'è? Non è l'ambizione di rimanere. E io ti voglio, guarda, se fai bene, per me ci puoi stare. Nessun problema. Se la gente ti vota è giusto che tu stia. C'è un problema. Non dai. No, ma su. Siamo qui cos'è? Siamo qui cos'è? No, due mandati massimo. Quindi massimo 10 anni. Dico che tutti nel nostro programma, due mandati poi a casa, è fantastico. Dai, sto scherzando. Allora, un attimo solo. Dopo la parola. Chiedo come intenderà creare e con quali soldi sarà i parcheggi, perché adesso. Lei il prossimo regolamento per i parcheggi, vero? Cioè, lo sa, insomma. Preso alto di questo. Hanno perso per averli distrutto. Vabbè, allora, ok. La può girare così. Io dico che lei ha vinto perché ha promesso di fare i parcheggi ai commercianti. Se poi magari si può dire come trovi i soldi, perché insomma, questo sia una spesa stringente. Per quanto riguarda qua il dove lei dice, o lei o la giunta dice, la posa di cartelli e di dissuasori in centro delle frazioni, ma insomma saranno i vigili qua si vedono. Te sbandierà, non saranno mia i dissuasori, neanche l'autovelo, saranno i vigili. E allora? Allora, ti sto dicendo, siccome hai scritto, fatto scrivere sul giornale che i vigili ritornano qua, sono tornati o no? Bene, li vogliamo vedere al posto. Sono tornati o no? Non lo so, me lo devi dire te. Non frequento niente, io non frequento niente. Allora, io non frequento niente e nessuno. Io ti dico, e io non li vedo. Allora, io personalmente non li ho visti. Però se ti dico comune, ti guarda allora, se la porta è aperta. Allora, la porta è aperta lunedì e a giovedì. Come assolutamente, perché allora è aperto la dentro questo stato. Stanno offendendo due. Ma io non offendo nessuno. Io non offendo nessuno. Sto solo dicendo sui dipendenti che ci sono tutti i giorni. Signor, ti sto solo dicendo. No, perché è una cosa non vera. Ah, no. Allora, io ti sto dicendo che al posto di mettere gli sorsori, te li metti i vigili di legge dietro te le volte. Basta. Una mia osservazione. Anche perché gli sorsori, gli operati, chi paga, chi mette, come facciamo, chi? Non si vede. Quindi bisogna fare più multe, sono rotto. Io non ti ho detto più multe. Ti ho detto solo che i vigili, voi li avete detto che li avete riportati, devono essere impiegati sul territorio per far rispettare i limiti di velocità e fa partire da fare. Sono voi. Sono d'accordo. Bene. Qua, secondo il percentuale, c'è cioè, il mondo di Sonia, cioè, qua è fantastica, secondo quando non è, sono voi. Cioè, allora, voi volete fare una. Ma il libro la messa in sicurezza dei corsi che arriva anche bene a Caselle, c'è una problematica grossa che è vero anche vero il sole, ma la rotonda montale adesso qua, cioè avete fatto del tutto partire un treno a Oliviero perché l'ha fatto la rotonda in centro e quasi adesso vuole fare con tutto il rispetto per tutti, ma penso che cioè, gli stati come dicevi in te, infatti io sono contro una rotonda che non risolvono il traffico e si vede, cioè, non anzi che aumenta il traffico. Detto questo, con che soldi la facciamo? Che il buco non si può fare? Lesi. Lesi. La progettazione di una rotonda di grosso conto. La progettazione però costa la tutto. Ecco qui, uscita come costa. Com'è? Ok. Ma è comunque un costo. Va bene, ok, è quello che riescono a fare. Allora, so che c'è d'accordo con voi. Esatto, lo studio costa. Come fa che da Oliviero? No, ma anche mi piace, sono gli altri panni, io sono da tutte le vostre no, perché io scriveva, che da gente girarla e farlo facile. Io non ho mai amministrato. Cosa vuoi che dica? Dico quello che penso. Se non ti piace, non so. No, va benissimo così. Devo dire, sul passo.
Prego, dai. Cosa scusa? Il consigliere ha ragione, abbiamo interrotto per niente. Mi scuso. Quanto riguarda il PAT, io non l'ho visto, lo vedremo in seguito, ci sarà modo di discuterlo, spero molto animatamente, anche perché insomma lei è una cosa che bisogna. Però ecco, non credete sia il caso di far partecipare anche la cittadinanza su questo, perché insomma, secondo me, no, io vi invito a prendere in considerazione il fatto di far partecipare. 150 associazioni più partecipate così. Sì, sto dicendo. Siccome voi sicuramente metterete mano, perché non penso che lo lasciate a tutti me. No, io non voglio dire quello. Io non voglio dire quello, Flavio, che sto dicendo. Siccome voi sicuramente metterete mano, cioè non penso che non potete fare con me. Adesso io non l'ho visto e devo ancora vedere bene. Quindi, se è possibile far partecipare la cittadinanza, per le decisioni che sono scelte che determinano il futuro del paese, che insomma è importante. Ho piacere che la ripresa delle case ATA, se è vero, se comincia, anzi invito il sindaco, il vice sindaco ad attivarsi per, se possibile, ad individuare altre zone da dare all'ATA per farne ancora. No, sai perché? No, sai perché, Flavio? Spiego, perché i ragazzi giovani che si sposano fanno un mutuo di 30-40 anni. Allora, accollarsi un mutuo di 30-40 anni è una problematica grossa che ti impegna per tutta la vita, che ti impegna sulle scelte dei figli di tante cose. Quindi ecco, se uno magari può avere una casa, un posto più agevolato, si può magari fare questo. In ultima chiudo con l'ospedale, perché insomma speravo che il sindaco scrivesse e da una mano a Mirko a fare che causa l'uso, no. Come mi avevi detto te la rega, guarda, io ho ancora il video, se vuoi c'è una. No, no, io non ti ho detto che non ci sei più. Non ho mica cambiato idea, se io speravo di trovare lo scritto qua. Senza riconvertire, facciamo caldo. Un attimo solo, sindaco, volevo dirti. Guarda, io penso qua, sì, certo. Io spero che mi spero che stai qui e ti chiedi. Allora voglio dire, speravo di trovare che dicessi facciamo causa luce, capisci? Come avevi detto la rena. Te le spiego come ti ho detto l'altro giorno. Sì, ma vedi, ma se non sono duro questo, non penso mia bisogna tre volte. Io ti ho detto, siccome la telerena. Insomma, che per l'arena hai fatto in fretta a dire che devi sfidare, cioè che condividevi quello che dicevo io. Beh, io ti invito a fare causa a lui, a meno male. Il tuo caso se prende la roba senza riconvertire, certo. Sono completamente d'accordo. Ok, questo è quanto. Grazie mille per l'attenzione. Bene, poi il singolo se devi invito, i singoli problemi a rispondere. Mi sembra che per essere un documento che è stato definito. Scusa, ho dimenticato una cosa? No, anche io concordo con Manuele nel dire che se possibile lo rimandiamo, noi ti diamo una mano per la stesura un po' più. Non ci siamo capiti, sì. Questo è il regolamento della giunta che non va votato, a questa data e basta, cioè questo sì, ho capito, cioè, quindi voi avete tutta la possibilità. Io volevo dare una mano, volevo essere un positivo e che la giunta presenta le sue linee programmatiche, certo. Non ha bisogno di nessun voto, dobbiamo solo votare a questa data, chiaro. Sì, sì, io credo che se ci sono solo che volevo. Io no, ti rispondo, cioè nel senso che se ci fossero proposte su tutte queste questioni andranno sicuramente valutate e nei limiti del possibile anche condivise, se fosse possibile, quando andremo a proporre tutti gli argomenti esecutivi che riguardano queste cose, cioè, tanto per essere molto chiaro. Io avevo già anticipato nell'ultimo consiglio che avevamo fatto una serie di riunioni specifiche su alcuni punti, perché da tutto per altre cose, perché queste sono cariche, sono problemi che vanno nel merito. Questa sera non vorrei dire per troncare il dibattito o meno, è un adempimento statutario che andava fatto, abbiamo presentato linee programmatiche, io prendo volentieri atto che il consigliere che hanno parlato finora hanno dato ragione a